per i bisogni mesoliti, è l'unico canto spontaneo dell'anima e a Dio creatore. Ma la cosa che più mi immalinconisce è che pure la mia fontana Maruggia sembra scomparsa contro la vegetazione imbarbarita e l'incuria degli uomini, neppure le stupende poesie dei concittadini Vigillo e Campiello sono riuscite a difenderla. Sotto gli occhi un paesaggio desolato e in un mancano di rovi e di spine, di erbe, di serpi, di rossi e di formiche. E solo mettendosi in ascolto si intuisce qualche lacrima di acqua che scorre nascosta. Come ai vecchi tempi ho cercato di parlare con quella fonte invisibile che una volta per me era l'incanto e la voce del divino che è nella natura. Le ho chiesto di dirmi dov'è mia nonna, con le tante anime che ha accompagnato, dove sono i nostri genitori, le nostre madri, come la mia che sempre mi accompagnava con le raccomandazioni quando da queste parti venivo da bambino a pascere l'agnello. Dove sono i tanti nostri ragazzi prematuramente scomparsi, i cosiddetti angeli del cielo, come i due indimenticabili figli di mio fratello, Sandro e Felix. Ho pregato di farmi rincontrare, almeno per una volta, la persona a me tanto cara, senza la quale mi stringe solitudine infinita. Il rigagnolo d'acqua nascosta è riuscito solo a tossire con un unico sussulto di sottofondo e poi, assieme ad una timida carezza, ho ascoltato la voce che mi parlava. Come per il poeta, anch'io ho una voce della mia vita che avverto nel punto che muore. Mio dolce amore, non t'hanno detto? Non lo sai tu, io sono morta, sì, morta. Io non sono viva e nel tuo cuore. E mentre che dentro piangevo, nell'orizzonte, una falce di luna staccando in due il cielo, ha riaperto il cuore alla fede e alla speranza. Confesso però che, ritornando a casa, nessuno ci crederà. Ho rivisto il gregge all'ombra degli alberi e Maria Luigia sul soglio della chiesa è scagliata dalla preghiera appena recitata e pronta ad un nuovo ispirato girovagare. Oh nonna, le ho detto, perché non ritorni ancora in mezzo a noi? Certo, non c'è più la povertà materiale che tu cercavi di alleviare. Molto più grave è la miseria dello spirito, per cui oggi c'è ancora più bisogno di te. Mi ha guardato e negli occhi la luce era ancora più celeste, è rimasta pensosa e muta. Riprendendo il cammino però ho risentito nell'aria la sua voce che diceva: Ave Maria. E ora pro nobis, risponde il vento e scende dalla montagna. Sì, in qualche modo si è stato chiamato in causa. Vediamo di sistemare la fontana, la luce, vediamo di restituirla al ricordo per come era bella. C'è una bellissima poesia di Campiello, il nostro poeta dei primi del Novecento, dedicata a Giustino Fortunato, che parla di Fontana da Luce. Io non so se ricade nel comune di Rio Nero o se siamo già ai limiti territoriali del comune di Parigi, ma di chiunque fosse la competenza, noi ti preghiamo di farti il promotore di un intervento, magari attraverso un cantiere forestale, una soluzione
per restituire alla memoria collettiva questa bella realtà di Rio Nero. Donato scrive che l'acqua di quella fontana arrivava alla stazione ferroviaria per trattare il carbone, allora c'erano i treni a carbone, e quindi il carbone veniva bagnato, se ho capito bene, con quest'acqua di fontana. Adesso i treni non vanno più a carbone, però il bisogno di avere restaurata la fontana Maruccia persiste, per cui vedi di risolvere questo problema. Professor Martino, per Margherita dice pure che la fontana non è più alimentata d'acqua. No, praticamente dice che ce n'è poca. Però quel poco che c'è, vediamo lì. E quindi c'è un problema che al di là della sensibilità riguarda il fatto che nel corso degli anni le falde hanno subito, a partire dal terremoto, una serie di variazioni di percorso, per cui abbiamo fatto un lavoro assai più complesso di ricaptazione e di sistemazione. In relazione invece alle cose che mi sollecitava la Rosa, la Presidente della Casa di Riposo, devo dire, del resto l'abbiamo fatto insieme, lo sa, che è probabilmente addirittura la regione basilicana che risolve un problema incomprensibilmente penalizzante per la Casa di Riposo di Rio Nero. La Casa di Riposo di Rio Nero, a parità di prestazioni erogate agli utenti, non riceve lo stesso trattamento della Casa di Riposo di Matera e di Maratea. È un mistero che abbiamo cercato di farci niente, probabilmente potenze della regione. Probabilmente riusciamo questo mese a fare in modo che la commissione regionale incaricata lo affronti questo. Grazie al sindaco per questa buona notizia che ci ha dato. Io passo la parola a Don Pasqualino Di Giacomo. Mi hanno sollecitato ad essere mio. Anche perché la mia ha proposto, molto devo, questo non posso farne a meno, devo assolvere un impegno. Cioè, in una tarda mattinata ho avuto una telefonata di nostro Torucci, arcivescovo di Brindisi e il nostro concittadino onorario, il quale mi ha incaricato di esprimere scuse per non poter essere qui presente, ha ricevuto l'invito per i suoi impegni pastorali, e quindi di salutare in particolare l'autore, ma anche gli stessi, di solito a tutti i presenti. Ecco, detto questo, io ripeto un po' da leggere, perché la mia testimonianza che Donato ha utilizzato al meglio, proprio al meglio nel suo libro, e che per la quale ho avuto anche un'emozionante sorpresa che sia stato citato dal Presidente Colombo, che però è poco essenziale e sai che. Però io voglio dire una cosa, perché cominciare con un livello per sempre accorciando, perché tutti quanti siamo stati contenti di questo libro, quasi che c'è stato un sollievo, un anno, forse Donato si meraviglia di questo, come meno male, eccetera, l'aspettavamo perché il sollievo, parlo del sollievo non a caso, perché ci sembra di esserci liberati da un senso di colpa collettiva per aver fatto passare tanto tempo, quasi che ci siamo tolti il peso di un debito, qualcosa che era dovuto da tutti noi per questa piccola grande donna del nostro paese. Devo ricordare Don D'Artigiano, che questa donna che ripeto è rimasta nella memoria di tutti quelli che l'abbiamo incontrato, e siccome la memoria va trasmessa ai posteri, in quanto anche la Bibbia non trasmette la memoria di padri, di antenati che raccontano gli altri fino a noi, fino oltre di noi, anche noi abbiamo il compito di raccontare le meraviglie del Signore nella casa della Bibbia, ma anche le opere di chi ha operato in mezzo a noi, ha lasciato il segno, perché ripeto, questo se sentivamo il bisogno che ci fosse, ci saremmo sentiti tutti quanti contenti, no? Infatti la prima
volta che l'ho visto, che è passato un po' di tempo, io non so poco, ho uno staccato troppo breve, da quando ero stato piccolino, che andavo con mio papà a casa di riposo, e cominciavo a vedere questa donna, quel vecchietto, premurosa, a chi dava una mela, a chi aggiustava i capelli, che questa è l'immagine della mia infanzia. Poi da sera vista andavo da Don Luzzi, che era lì ospite, che avevo scelto come mio confessore, il dottore spirituale, perché era un prete, tutti quando l'abbiamo conosciuto e ammirato. E poi da sacerdote nei primi 3 anni del sacerdozio, e quindi non mi ricordo, perché c'è anche nel libro. Allora io voglio solo insomma, più che altro posso fare questo, sembrerebbe, e io vorrei sfatare un po' questo fatto qui, che è un manuale con tutto molto bene da tutti, dovete entrare da uno di casa, dopo la sua ancora siamo qui, non quasi che nessuno avesse qualcosa da dire su suo mamma, infatti non dava occasione di venire di suo mamma, che sia andato tutto liscio. Io credo che non sia così. Perché? Perché sennò sarebbe forse un caso di smentita che le persone che hanno fatto le opere di Dio e abbiano trovato la vita facile. E il Signore ha detto, poi a voi se tutti diranno bene di voi, perché allora avete ricevuto già la vostra ricompensa. E invece leggendo il libro, e questa è una delle cose che ricaviamo dal libro, noi vediamo invece quanto abbia sofferto, quanto abbia pagato in sacrifici, forse anche coinvolgendo, Donato mette bene in risalto, anche travolgendo, quasi trascinando nelle stesse rinunce la sua stessa famiglia, ma anche tante incomprensioni, perché le opere di Dio hanno bisogno di questo, come il maestro, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche me. Ecco, e del resto le testimonianze, Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio, gli ultimi grandi pontefici, l'attuale e il predecessore, non hanno sofferto forse. Papa Giovanni aveva molti applausi, e raccolto dappertutto, ma la sofferenza fisica sua degli ultimi anni non la teniamo forse presente. Era una testimonianza visibile anche attraverso la televisione. E l'attuale Papa, non ci meravigliamo. E questa è la storia che dice il Signore. Anche San Paolo, nelle biografie di San Paolo si dice che non era contento quando andava predicando in mezzo ai pagani, se non c'era la persecuzione. Cioè, i santi sono uomini strani. Non sono contenti quando hanno successo, sono al contrario di tutti gli altri. E sono contenti quando soffrono qualcosa per amore del Signore. Stiamo leggendo, vedete un padre proprio in questi ultimi tempi, le lettere di Sant'Ignazio a Antiochia, ai Romani. Se mi volete bene, non mi dovete impedire di ricevere il martirio. Se no non mi volete bene, perché io voglio stare con Cristo. Io voglio dare questa, voglio diventare, è rimasta la vostra questa espressione che ho sentito dal seminario, è rimasta qui. Voglio diventare lo strumento di Cristo. Ecco, quindi ha avuto le sue sofferenze, e questo, se no avremo l'impressione che abbia avuto una vita molto facile, sostenuta, e poi i tempi non erano facili. Ha messo in risalto giustamente, Presidente, le difficoltà, e ci dispiace. Se, ecco, vorrei dire un'ultima cosa proprio per